махаббатым ай ай хай сенен қадалмай жанымдағаттаппай махаббатым ай Si chiama Son Pasquale, è un cantautore di origine italiana. Nel bel paese non è entrato nelle classifiche degli album più venduti, ma in Kazakistan invece è un vero fenomeno. Pasquale Caprino, questo è il suo vero nome, è di Capaccio e da 27 anni. Pasquale benvenuto a Voci di Strana e tu hai fatto un percorso davvero insomma molto bello e molto interessante, e sei partito qui dall'Italia e sei diventato famoso in un paese straniero quindi è anche un po' difficile trovare notorietà in un paese straniero e tu ci sei riuscito, ci racconti un po' eh, diciamo quella che è stata la tua storia? È un percorso, come hai detto, tu, lungo ma anche molto difficile. Non è semplice cambiare tre continenti e poi trovare un posto dove mettere le radici, almeno musicali. La mia storia è iniziata una decina d'anni fa, quando ho, de ho detto a mio padre: Io non voglio fare l'università, voglio, voglio fare musica. Quindi eh, voglio andare a Roma a provare a fare il salto di qualità perché suonavo già in band al liceo. Sai come si inizia. E... Quindi c'è un percorso formativo. Proprio. ho viaggiato tanto per studiare musica dai maestri. Andiamo, e... andiamo a tappe. Uh, tu frequenti il liceo classico ad Agropoli. Sì. Quindi originaria di Capalcio, frequenti il liceo classico e poi a un certo punto dice papà. Io voglio fare musica all'università, non mi interessa, quindi qual è il primo passo? Roma? Il primo passo è stato farglielo capire, perché eh, si perfetto. sa, un, un genitore vuole il meglio per i propri figli, quindi c'è stato un momento di, di panico a casa. No, mia madre era apprensiva, mio padre invece incazzato, perché ovviamente ehm, chi è che porta avanti la baracca poi, quindi eh, è stato difficile farglielo capire, ma mi sono imposto anche perché è quello che, che, che non avrei potuto fare altro, al, almeno per adesso, quindi. Mi sono imposto, ho iniziato a studiare da, da privati in giro per l'Italia, a Roma, Milano, Napoli. E poi ho fatto un'esperienza al CET, la scuola di Mogol. Mi sono diplomato là, diplomato. E, e poi a un certo punto faccio un disco con un'etichetta che si chiama Universal, e, che non va a granché, perché si sa in Italia purtroppo viviamo nel, nel tempo dei reality show come no? X Factor, Amici, se stronzate qua. quindi... Um, non, non ho avuto grandi possibilità e poi ho deciso di, di, di formarmi ancora meglio in Inghilterra perché io sono cresciuto con i Beatles, Elvis Presley, quindi musica anglosassone, ho deciso di trasferirmi là e, e fare palestra musicale, là. infatti arrivo a Londra, inizio a, a suonare un po' ovunque anche per pagarmi l'affitto, avevo deciso quanti, di... Quanti anni avevi quando sei approdato a Londra? È stato nel 2000, fine 2009 da solo, ho preso un biglietto di sola andata. Mi sono avviato così. Non un amico di nessuno. No, no, era, era un proviamoci, anche perché la, la musica non è un percorso eh, fisso. Uno si laurea poi fa domande e trova un posto di lavoro. Non è nemmeno così oggi, insomma, nemmeno per un avvocato oppure un medico. però. Eh, è un percorso molto empirico, uno deve, deve capire qual è la sua strada, deve, deve provare, deve scrivere soprattutto, no? perché la, la discografia si basa sui dischi, su, su, su quello che scrive. Quindi l'inizio è un percorso formativo di un paio d'anni, sono in varie band, tra cui pure una, band dei, una cover band dei Beatles, quindi mi travesto da George Harrison con la parrucca e i baffetti finti e eh, si va in giro a suonare. Quella è stata, diciamo, la... La mia palestra, come i Beatles sono stati ad Amburgo per, per due anni a suonare otto ore al giorno. Io l'ho fatto a Londra, e, e poi il Kazakistan. Poi succede qualcosa di strano sai? nella vita: ehm, eh, quando meno te l'aspetti, ti capitano delle occasioni, devi, devi poi avere la prontezza di, di, di acciuffarle. Okay. No? Di eh, io ho conosciuto una ragazza a Roma eh, durante il mio concerto a Roma, perché poi suonavo tra Roma e Londra. È Kazaka che mi invita in Kazakistan eh, così io colgo l'occasione, colgo la sfida perché eravamo a tavola con altri musicisti lei lo dice un po' a tutti, io sono l'unico che, che accetta no? perché non avevo ancora nulla di solido e quindi dovevo esplorare, dovevo provare qualcosa di nuovo e là ehm, eh, certo non è stato facile io dopo quattro mesi sono arrivato alla notorietà però i primi quattro sono stati un po' un capire dove ero, ambientarmi, capire le, le tradizioni diverse, il grande ostacolo della lingua perché parlano russo, là, parlano russo, quindi non capivo niente. Ora lo parli eh, insomma, eh, poi mh, mi sono reinventato là, perché a Londra io facevo una cosa. Andiamo un attimo per tappe: quindi tu a un certo punto ti trovi a Londra, poi eh, conosci queste ragazze, questa ragazza fa questa proposta anche un po' singolare, insomma, anomala, quindi, e quindi decidi di fare. Ma fino a quel momento a Londra tu comunque riuscivi a vivere di questa professione? A Londra. È una città satura, come tutte le città europee, come Roma, Milano, quindi io stavo là per pagarmi l'affitto, ma in realtà è stata una... Cioè lavoravo là come, come musicista, ma rientravo proprio nelle spese. Però mh, mi è servita molto come esperienza, perché... Come dici tu è stata una palestra. Eh sì, mi sono formato come performer sul palco, come musicista, suonare tante ore, suonare lo strumento, migliorare come, come strumentista. Eh, per... Per l'obiettivo che ho, che è quello di diventare un artista completo, ancora ne ho tante di strada da fare, però eh, è stata la partenza giusta secondo me, perché a Londra gli standard musicali sono molto più alti che in, in Kazakistan e in Italia pure. Quindi, quindi da, da quando tu eh, diciamo liceale, quindi hai lasciato il liceo a Londra, quanto tempo è passato? Sono passati, nel 2005 mi sono diplomato. Eh, a Londra nel 2010, quindi in questi cinque anni in Italia, dal 2005 al 2000, fine 2009, io ho studiato in giro, ho fatto il corso da Mogol, ho studiato da Bruno Iliano, che è un pianista di Napoli fantastico che ha suonato con Pino Daniele, ha fatto tre dischi con lui, tra i più belli: Bon Suareno, Scalzone Latino, quelle cose che sono uscite a fine anni 80 Se non, se non sbaglio. Sì. In questi cinque anni, Pasquale, mamma e papà hanno cominciato diciamo, a sostenerti. Oppure, diciamo, più papà ha cominciato a capire che questo era poi il tuo vero sogno, la tua vera aspirazione? Ma non so nemmeno se l'ha capito adesso. Poi, con i genitori, è, è un no, adesso è un mio fan perché gli sto dando buoni risultati, insomma, ancora niente, però buoni risultati. Però è con, con i genitori, come con le persone che, che ti apprezzano e ti vogliono bene, veramente è un'eterna conquista, devi, devi sempre mettere nuove sfide davanti a te ed è giusto che sia così perché loro pretendono da te tante cose. Quindi, ehm, non lo so, non ti so rispondere a questa domanda. È, stato, è stata conflittuale come situazione perché mio padre eh, ha, 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 chiaramente vuole il mio bene, quindi ha sempre sognato una carriera importante per me. Quindi all'inizio è chiaro che, che un musicista si viene, si viene deriso dalla gente perché soprattutto poi in provincia. Il figlio dell'albergatore, eh, il figlio dell'imprenditore. Eh, per esempio, a Capaccio. No? Quindi, quali sono stati i tuoi rapporti poi con la tua realtà capaccese? Non me ne frego proprio per la realtà <ride> capaccese sinceramente. C'ho i miei amici, ma non, non vado a queste cose. Anche perché. Ehm, certo c'è stato un, un tempo in cui. Mi influenzava questa situazione perché non avendo ancora toccato la realtà un po' più grande che quella della città di Roma, le, le grandi, le sfide un po' più grandi, ne risentivo del fatto che, che avevo scelto una carriera un po' alternativa. Però um, a un certo punto me ne sono strafregato perché... Non ti è dispiaciuto lasciare Capaccio in una sostanza? No ma io poi sono di pesto, mi dico che sono di pesto perché vivo vicino, e sono cresciuto vicino ai templi quindi... Eh, eh, Santa Venera no? e eh, eh, quindi eh, non mi considero capaccese in realtà sono più pestano quindi, ehm, no mi manca il mare ieri, ieri ero a cena con degli amici preti eh, il parroco della Laura ero andato lì a prenderli insomma c'era un odore di mare che era una poesia io gliel'ho fatto presente loro mi hanno detto è vero Pasqua, noi a volte ce lo dimentichiamo eh, ma vivendo all'estero si apprezzano veramente le bellezze della propria zona eh. Pesto, ma ha tanto da offrire, purtroppo. È, è, non è, no, dai, ai piani alti non lo capiscono, però verrà il tempo in cui quelli che l'apprezzano veramente staranno là a sedere al, al loro posto. Quindi e penso che, che fra qualche anno magari devo iniziare a pensarci pure io, quando sono più maturo, ho so, so più consapevolezza, anche senso politico. Adesso me ne frego perché devo, devo pensare a me, devo concentrarmi sulla mia individualità, no? Come quando sei come dico, più maturo, magari puoi anche affrontare un discorso diverso e quindi un interesse anche maggiore per lo sviluppo di quello che è il tuo, il tuo territorio. Ma già il fatto che, che, che mi intervistino co come te, altri grandi professionisti in Italia e all'estero, in Kazakistan, in Inghilterra, insomma, in realtà internazionale, il fatto che io dica che sono di Pestum e pubblicizzi la mia zona già il mio dovere lo sto facendo. È chiaro che non posso andare nelle agenzie turistiche e dire venite a Peston, perché quello dovrebbe fare la sovrintendenza, ehm, e non faccio l'agente turistico. Però l'orgoglio de, de, delle mie radici è sempre con me, lo porto dovunque, io non ho mai rinnegato il fatto di essere di qua e quando, quando, dicono, che nelle, quando dicono che sono di Napoli io preciso sempre, no, sono del Cilento, sono di Peston. Quindi... Il Salernitano. e ritorniamo a quella serata all'interno del locale quindi questa ragazza ti fa la proposta e tu quindi inizi a pensarci e da questo momento in poi cambia totalmente la tua vita la possiamo dire che è un'ulteriore pagina che, che in qualche modo viene, si apre diciamo diciamo di sì perché sono a 7000 km da casa insomma qualcosa è cambiato quindi questo nuovo capitolo che si, si inaugura in una terra fantastica che è il Kazakistan, un posto pieno di innovazione, novità, mentalità nuova, stanno crescendo, vengono da, da 70 anni di epoca sovietica, quindi sono, sono adesso pieni di energia, di voglia di riscatto. E quindi in questa situazione posso anche trovare persone che mi apprezzano di più e mi, mi danno voce un po' di più rispetto un, al pubblico italiano che, che è un gran pubblico ma che purtroppo è, è, è deviato un po' da, dalle nuove tendenze, nuove che ormai stanno pure invecchiando, questi reality show, queste, queste cose qua, e quindi abituandosi a dei meccanismi più televisivi che, che musicali si allontana dal, da quello che, che in realtà porto avanti io, dalla mia ideologia. Dalla, dalla, la mia voglia di fare musica vera con gli strumenti e quindi è molto più difficile spiegargli no, come fai a spiegare a uno che parla inglese, io voglio spiegare in francese, non parliamo la stessa lingua quindi meglio ti ricordi qual è stato il tuo primo giorno, tu arrivi lì e il tuo primo giorno come le, le emozioni che hai vissuto, i pensieri che ti... Di, come dire, ti di, di circolavano nella mente? Noi spesso sottovalutiamo no già il fatto che si chiami Stan, che finisce con la, 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 il, il suffisso stan, già immaginiamo i talebani con, la, con i, le donne con, con il burka, no? invece è un paese molto sviluppato che, che tiene il passo con le nuove tecnologie. Ci sarà un expo nel 2017 che ha come tema l'energia, quindi energia alternativa, poi sono tra i primi dieci esportatori di petrolio al mondo, quindi è un paese che, che sta vivendo un, ancora l'età dell'oro, ancora per qualche anno, per, insomma per fortuna ci, ci sarà questa abbondanza. <ride> e io l'ho capito dopo, poi in realtà le, le mie intenzioni erano proprio di, di, di cambiare aria prima di tutte, di, di provare a dire la mia no? nella musica, poi è chiaro che, che in un posto dove, dove l'economia gira di più c'è anche un mercato musicale di cui io sono anche un po' un pioniere insieme ai miei colleghi e quindi c'è tanto da creare, a maggior ragione mi spinge a rimanere là e provarci. Poi si vive bene, la gente è amichevole, sono molto campagna. Tu in realtà sei modesto, però in realtà tu sei un vero e proprio personaggio in quel del Kazakistan. Tu le vedi le cose, non sai come va. No, si, si lavora per. Ti conoscono, so che comunque ti riconoscono quando sei in giro per strada. Quindi sei comunque un vero e proprio VIP, diciamoci la verità. E, e come è stato? Quindi tu hai iniziato, come è stato pure apprendere la lingua? Cioè All'inizio, come com l'hai vissuta questa cosa? All'inizio sembrava veramente una barriera insormontabile, perché il russo ha una grammatica molto diversa dalla nostra, no pure se vai in Francia una lingua neolatino va in spagnolo intende, ma là non intende proprio niente. Perché poi all'inizio nelle mie prime esperienze professionali di un certo livello mi fregavano in continuazione perché chiaramente non capivo quello che dicevano e quindi mi vendevano a cifre più elevate. Adesso lo parlo abbastanza bene, ma sulla strada l'ho imparato. Non, voce di stra sulla strada l'ho imparato, non, non, non ho fatto nessun corso, quindi, perché volevo proprio capire, imparare quello non scolastico, ma quello proprio della vita di tutti i giorni. E, no, adesso la situazione è migliorata nettamente. Diciamo, so. In effetti il tuo successo è stata questa questo, diciamo, quest intuizione, cioè il fatto di cantare nella loro lingua. Sì, il kazako è una lingua che, che, che è tornata in auge da una decina d'anni perché durante l'epoca sovietica loro avevano eh, l'obbligo di parlare in russo, no? che era un po' questa coinede di tutti i paesi ex sovietici. Quindi ehm, il kazako è una lingua che significa patriottismo, che significa, che significa eh, crescita e, e sviluppo di una società che non solo economicamente cresce ma anche... All'interno, anche ideologicamente, no? e pensa a uno, uno, uno stato nuovo che si deve affermare anche come mh, nazionalismo, ma quello buono, no? nel senso, buono, nel senso buono del termine. E, e la lingua costituisce identità nazionali. Io vado a cantare in kazako e loro mi apprezzano per questo, ma io, la mia scelta del kazako è stata prettamente musicale all'inizio perché eh, mi piace come suona, suona un po' come il napoletano. No? C'è un po' queste consonanti molto leggere, tipo R, r", r", r" queste cose qua. No? Magari noi nel napoletano non le abbiamo uguali, però la musicalità è la stessa. e Quindi poi ho sempre preferito il napoletano all'italiano. Pure, pure esprimendomi a casa ehm, mi sento più a mio agio. E hai trovato anche l'amore? Dicono, <ride> hai comunque conosciuto una ragazza, come si dice, Kazaka, eh, e quindi non so adesso se state ancora insieme o meno, però insomma hai avuto anche questa storia d'amore, non so se tuttora è, come dire, è in auge. Eh, L'amore è là, lo, lo, lo trovo ogni giorno, perché eh. le ragazze Kazaka, senza nulla togliere alle nostre donne italiane, sono bellissime, quindi sono un mix fantastico Tra Europa e Asia, quindi un po' l'India e là sotto e eh, sono bellissime. Hanno un carattere da capire perché sono selvagge, hanno ancora quest'indole nomade che, che appartiene ai propri avi. E quindi ehm, eh, no, adesso sono singolo, però. <ride> però è meglio così. Mi devo dedicare a me stessa la carriera, quindi va bene. Poi. Eh, la vita familiare arriverà ci sarà bravo. ci sono, sei giovanissima quindi ci sarà anche quella quali sono adesso diciamo i tuoi progetti per il futuro? eh progetti per il futuro ce ne sono tanti Sto, devo potenziare la mia carriera devo consolidare quello che, che, che ho seminato in questi due anni perché non è stato facile ho avuto un sacco di problemi vicissitudini ehm è quello di, di poter vivere bene con la mia musica no? E, esportare la cultura di, di quel posto anche in Europa perché poi ho fatto uno show su, su Radio DJ che aveva come, come uno dei punti fondamentali proprio questo no? spiegare alla gente che il Kazakistan non è la repubblica dei, dei guerriglieri o, o delle pecore è uno stato che potrebbe insegnare molto anche a alcuni stati europei tra cui il nostro quindi è diventato un fatto ideologico per me perché la gente mi piace davvero, la, mi sento a mio agio, mi hanno accolto e non hanno nulla da, da invidiare a noi italiani anche eh, a livello di intelligenza. Io non è che mi, mi esibisco là perché gli italiani sono so troppo intelligenti, i kazaki sono stupidi e non mi capirebbero, no. no è, 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 una è stato un caso della vita. Sto là, mi apprezzano, eh, anzi. Investono tanto nell'educazione nell'istruzione, poi in inglese dice education. Cioè un po', eh, investono molto nell'istruzione. Nell eh, hanno dei, dei, delle borse di studio universitarie. Eh, portano, il, portano gli studenti kazaki in tutto il mondo, quindi sono dappertutto. Eh, la nuova generazione, diciamo, quella mia e quella successiva. Sono destinati a ad avere un ruolo di, di grande importanza ne, nello sviluppo economico Kazaco eh, e non solo tutta quell'area là. Quindi dobbiamo stare attenti noi italiani che, mm -hmm. che pare che non, non abbiamo grandi leve ultimamente. E quando immagini la tua vita futura, la immagini lì? La immagini in Italia, la immagini da pendolare? Ma io viaggio molto, ehm, è diventata una. Un, diciamo che il mio ritmo biologico sia un po' adattato a questo viaggiare tanto eh, mi trovavo a Peston per due giorni dovevo fare qualcosa, dovevo andare in giro quindi ho preso la bici eh, e quindi penso che il mio futuro sia simile almeno il mio futuro prossimo perché non ho ancora deciso quale è meglio per me l'Italia o il Kazakistan perché in Italia si pagano troppe tasse forse, forse solo per quello ti converrebbe il Kazakistan però poi quando torni a Pesto mi senti l'odore del mare, dei fiori, eh? quest'area di miele proprio, è un'altra storia, quindi mi manca casa, mi manca, se ci fossero le possibilità, ehm, ehm, il territorio fosse valorizzato un po' di più, invoglierebbe noi ragazzi, perché poi ce ne stanno tanti, C ho tanti amici che stanno a Roma, a Milano, che sono della zona. quindi c'è bisogno di dare un po' più di positività a, a, ed energia a quello che abbiamo attorno a noi. Ma dove stanno templi così belli? Dove sta il mare così bello? Cioè, io sono stato dappertutto ad Atene, a Giza, a, a Cipro, ma non stanno a livello nostro. Come, per come li teniamo noi, per, per la bellezza del posto. Per, è una miniera d'oro che però non, non capiscono. I nostri, io non voglio essere critico, perché poi non me ne frega niente, non voglio fare demagogia e cose. Però è un peccato perché poi vai in Inghilterra a Stonehenge che sono quattro pietre con tutto il rispetto per i Men in Ray Dolmen, ma sono quattro pietre e vedi 25.000 persone in un raduno che si tiene due volte all'anno al solstizio e all'equinozio. E vedi a Pestum che è deserta sembra una palude come era tre secoli fa. È ridicolo, è proprio ridicolo. Eh, io spero e sono sicuro che la nostra generazione farà di più del, della, di, di quella corrente. diciamo eh, perché Pestum è, è, uno, ma è, è, un, è un sito archeologico a livello mondiale, stiamo scherzando, ma forse la, la migliore testimonianza de, dei greci. E noi da dove veniamo? Noi veniamo da loro, eh, ci siamo dimenticati. Eh, I kazaki invece investono tantissimo nelle loro tradizioni, loro hanno una scuola di dombra che è questo strumento tradizionale che viene da, da secoli fa portano i virtuosi di Dombra in giro per il mondo investono tanto noi siamo chiusi in questa questa, questa... Eh, va può. Eh, va può. ma che va buono non va bene niente dobbiamo fare questo io, so, io non ho trovato fortuna e, e gloria nel, nel mio paese, sono andato da qualche altra parte ma dovrebbero fare tutti così a un certo punto, oppure dovrebbero rimboccarsi le mani e fare quello che, che, che si dovrebbe fare io lo sto facendo, ma perché? non perché Vengo qua e lo dico, ah, io lo sto facendo? No, perché per me è dura vivere in un paese dove stanno meno 35 gradi d'inverno in media. Infatti, come hai com fatto ad abituarti a questo tipo di temperatura? Eh, non mi sono dico. abituato in eh, realtà. Eh. <ride> ancora non ti abituato. Poi le, le priorità ti fanno diventare una persona più forte fisicamente e psicologicamente, quindi ti dimentichi delle. Delle, degli scogli, delle temperature, vai avanti, fai le cose che devi fare. E qual è stato Pasquale? Il momento proprio più difficile per te in tutto questo percorso? Io ho avuto un personaggio che, che lavorava con me l'anno scorso, fino all'estate scorsa, che, che mi rubava i soldi, e mi vendeva insomma, vendeva le mie performance per, per molto di più, insomma, mi, mi fregava così. Eh, quando l'ho lasciato, quando l'ho mandato a quel paese mi ha mh, bruciato la terra attorno quindi ehm, eh, sono stato condannato a, a sei mesi di non lavoro perché mh, le agenzie mi avevano boicottato insomma tutta una serie di problemi eh, che, che sono succeduti a questo so stronzo che mi aveva posso parlare di stronzo? eh non si potrebbe va eh. ah, bene, <ride> Ma pure tanto, dicono, un sacco, dicono molto più stronzati i politici nostri, senza dire la parola str insomma, eh, ma poi è di dominio pubblico ormai, in italiano. Comunque, e quindi ho avuto grandi difficoltà perché una cosa che ti capita qua: che ti fermano i carabinieri, che c'hai l'assicurazione scaduta, diciamo ah, venite va a pigliare un caffè, sai, sono le solite cose nostre che tutti fanno. Là no, non si può fare. Là, eh, là ero solo eh, in un mare di squali che poi tutti tutti mh, i miei colleghi i rispettabili colleghi mi odiavano a morto mi odiano ancora adesso a morto perché arriva quello dall'Italia fresco fresco e ci ruba il mercato capiti? io quello ho fatto in realtà quindi è stata dura mh, e lo è ancora oggi mantenere eh, il primato <ride> non è facile insomma per stare sulla cresta dell'onda devi surfare <ride> e nuotare forte quindi continuo a nuotare il fatto che sto qua mi sta facendo perdere terreno quindi sono in costante contatto con il mio manager per cercare di assicurarmi che sta, stia lavorando bene. Insomma, gli faccio una testa così e quando ritornerà adesso? Lì eh, presto, fra qualche giorno, sì. adesso. Prima di lasciarci, eh, facciamo un'esibizione un live così okay. vediamo anche come, dire, come maneggia gli strumenti. Magicamente abbiamo una, una chitarra, spunta una chitarra. Facciamo una cosa, perché io mostro questa chitarra qua, che è una 12 corde, una chitarra molto particolare che ti fa un po', sembra un po' un mandolino. Faccio una canzone in kazako. In kazako? Mi faccio... Il, il titolo? Janom Sol si chiama, è una canzone che ho scritto, cioè il testo non l'ho scritto io, l'ha scritto il mio mogol kazako. Mm -hmm. Tradotto? Significa janom e anima

құлағыма сыбырлашы әр әлемге айқайлашы сезімімді жасырмашы сыбырлашы маған жаным сол жоалсын менің күмәнім жоғалсын менің күмәнім сыбырлашы маған жаным сол туласын мен жүрегім un così, Pasquale. Noi ti ringraziamo per la tua disponibilità e che dirti? Ti auguriamo tanti successi per il prossimo futuro. Grazie a voi, grazie a te. E in bocca al lupo a tutti, rock and roll.